Ciao, sono Davide Iafana e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti mostrerò alcune tecniche di taglio per le verdure, le quali ti aiuteranno a creare dei piatti bellissimi e ti faranno anche risparmiare tanto tempo. Iniziamo! Allora, quindi queste sono le verdure che ho appena comprato al supermercato. Adesso ti mostrerò come tagliarle. Ok, perfetto, quindi voglio iniziare con le carote. Allora, le carote sono fondamentali, sono la base della cucina perché le puoi utilizzare in tanti modi, nei sughi, puoi mangiarle crude, puoi mangiarle leggermente cotte. Allora, quindi, ecco la mia carota, ti farò vedere come tagliarla in modo semplice. Allora, se vuoi utilizzare questa carota per fare un ragù, ti consiglio di tagliarla in modo molto sottile. Quindi ci sono diversi modi per farlo. Puoi fare così, in modo tale che gli dai una base alla carota dove tagliarla, e quindi ricavi delle striscioline, delle listarelle di questa misura. Poi che fai? La poggi su quest'altro lato e fai la stessa cosa. Quindi avrai ricavato queste listarelle, successivamente tagliale a metà e hai questi stecchetti che sono anche carini da vedere. Poi i bambini ne vanno matti, ad esempio, soprattutto quelli che non mangiano tante verdure. E poi che cosa fai? Facendo molta attenzione, le dita sempre in questo modo, in modo tale da non tagliarti, il coltello leggermente curvo, in modo tale che se il coltello dovesse scivolare dalla tua mano, farebbe così e non andrebbe a tagliarti le dita. Quindi, facendo molta attenzione, come puoi notare, ricaverai queste carote che sono tagliate molto molto finemente. Se vuoi puoi tagliarle anche più fine, dipende dalla tua tecnica, dalla tua bravura. Ovviamente fai sempre attenzione. E ci siamo, quindi. Oppure c'è un'altra tecnica, se preferisci tagliarle molto più fine, una tecnica a quale io sono piuttosto affezionato, dato che ho lavorato in alcuni ristoranti giapponesi e l'ho appresa da loro. Quindi che cosa faccio? Taglio la carota in questa maniera, in obliquo, e ricavo questi dischetti di carota. Ecco fatto. Una volta che ho questi dischetti, li posiziono in questo modo. Adesso te ne faccio vedere uno, ecco qua, vedi? Molto fine. E quindi usando la stessa tecnica, in avanti. E quindi adesso ho ricavato queste striscioline, questo è il cosiddetto taglio alla julienne. Ok, dato che ho queste striscioline, che cosa posso farci? Posso lasciarle così, che sono carine per una decorazione. Allora, quindi che faccio? Una parte me le tengo, che non si sa mai, possono essere utili per una bella decorazione, e una parte le taglio per il ragù. Questa è una tecnica a cui sono affezionatissimo perché ti permette di utilizzare più tecniche nello stesso momento. E ricorda che se tagli le verdure più in modo più finemente possibile, sarà molto più semplice durante la cottura. Ecco qua.
quindi ho ricavato questo, si cuocerà in veramente in pochissimo tempo in padella. Ok, la carota è andata, passiamo con un altro ortaggio. Ok, ho qui questo cetriolo. Adesso come taglierò questo cetriolo? Vediamo cosa mi viene in mente. Bene, allora una parte decido di farla a stecchette in questo modo. Allora, il cetriolo ha questa parte centrale che è buona da mangiare, però se ci si fa una preparazione un po', non so, un'insalata, forse è meglio toglierla dato che rilascia molta acqua. Quindi come rimuovere questa parte in modo semplice? Prima di tutto metto il cetriolo testa in giù e ricavo questi e lo taglio a metà, e con il coltello, facendo molta attenzione, taglio in obliquo. Faccio vedere un altro. Ecco fatto. Taglio in obliquo, ovviamente questa parte non buttarla mai perché potrebbe esserti utile in un'altra preparazione. Adesso che cosa fare con questa parte di cetriolo? Non so. Ci faccio delle stecchette anche qui, dall'alto verso in basso, scendo giù con il coltello. Oppure si può tagliare stile sushi in questo modo. Da cui si può ricavare un bel impiattamento se vuoi fare un qualcosa di particolare. Oppure puoi semplicemente lasciarlo così. Quindi puoi decidere la grandezza, quale preferisci tagliare il cetriolo. Preferisci così, leggermente più grande, oppure molto fine. Ci sono tanti modi per tagliare le verdure. Il mio preferito, beh, per il cetriolo credo che la mia versione preferita sia proprio questa, così molto fine, che è carina, ci puoi fare tante tante decorazioni, tanti un impiattamento particolare. Come puoi notare è molto semplice tagliarlo. Carino da porre su un piatto. Bene, passiamo avanti. Limone, che cosa faccio con il limone adesso? Bene, allora innanzitutto rimuovo questa parte, dato che voglio che il limone abbia una base stabile dove stare, e con questo coltello faccio queste incisioni qui. Faccio vedere. In tal modo che è molto più carino mettere un limone su un piatto in questo modo. Da quel tocco speciale, da perché la cucina è come un gioco, quindi bisogna divertirsi, bisogna creare. Ok, ci sono quasi. Perfetto, adesso vediamo il risultato. Ecco qua. Quindi immagina un fiore di limone sul proprio piatto quando stai presentando un piatto di carne, un piatto di pesce. Cioè, ha il suo fascino questo limone, non è così?
Adesso, un altro modo per tagliare il limone. Bene, puoi tagliarlo a metà, in questo modo, sempre facendo attenzione. Questi tagli leggermente in obliquo. E come puoi vedere, ho ricavato questo il limone così. Questi spicchi di limone che sono carini, ma ovviamente il fiore di limone è tutta un'altra cosa. E puoi anche tagliarlo in questo modo. Voilà. Bene, passiamo con un altro ortaggio. Peperone. Quindi che cosa ci farò con questo peperone? Sempre con questo coltello. Coltello spelucchino, grande amico dello chef, andrò a rimuovere questa parte centrale. Dove avrò rimosso la maggior parte dei semi. Adesso questo peperone già così ha una bella forma, quindi che cosa puoi farci? Puoi farci un ripieno. Forse è meglio aprire leggermente di più. Fare un bel ripieno con del pane, della carne, dell'aglio, un po' di prezzemolo. E poi, quindi che cosa potresti fare? Potresti fare questo un ripieno, lo cucini in padella e successivamente qualche minuto in forno. E ovviamente ti tieni questa parte, solo rimuovi i semi. Che poi sarà il tappo della tua creazione. Se non ti piace il peperone ripieno, poi facendo così, rimuovi la parte di sotto, un altro po', tagli da un lato e lo apri. Ok, abbiamo questo peperone aperto, adesso che cosa puoi fare? Puoi tagliarlo. Ovviamente il peperone è piuttosto scivoloso, quindi ti consiglio di fare molta attenzione quando lo tagli. Ti consiglio di dargli una forma, pressandolo leggermente sull'esterno, però poi di non tagliarlo così, ma bensì da quest'altro lato. Perché? Perché se non hai un coltello ben affilato, il coltello non andrebbe a tagliare, il mio è piuttosto affilato, quindi non trovo difficoltà nel tagliarlo. Però se il tuo coltello non dovesse essere affilato al punto giusto, ti consiglio di tagliarlo da quest'altra parte, dato che è molto più semplice. Ti mostro, io non faccio alcuna pressione e riesco a ricavare queste bellissime strisce di peperone. E poi cuocerle così, dato che si restringeranno durante la cottura. Puoi mangiarle anche crude, che sono il peperone crudo è buonissimo. Oppure lo tagli così, lo sminuzzi in modo molto finemente e puoi utilizzarlo anche come ripieno. Bene, passiamo ad un altro ortaggio. Cavolfiore. Ho visto tante persone tagliare il cavolfiore in modo sbagliato. Perché? Molte persone che fanno lo tagliano da questa parte. Non è corretto, dato che il cavolfiore, appunto perché si chiama fiore, allora è bello ricavare dei fiori. Quindi, come si fa a ricavare dei fiori perfetti da un cavolfiore? Innanzitutto rimuovi la base. Ti dico anche che questa è buonissima da mangiare, quindi non buttarla, ma utilizzala per qualche preparazione. Quindi, una volta rimossa la base, che come si taglia? In questo modo. Si fanno delle incisioni partendo dal centro. Ed ecco qua. Semplicissimo ricavare dei fiori di cavolfiore.
Guarda che bello. In questo modo sarà anche molto più semplice cucinare il cavolfiore nel modo in cui vorrai. Puoi decidere se cucinarli così oppure che cosa fai? Lo tagli a metà, se in questo modo puoi vedere il cuore del cavolfiore. Io sinceramente preferisco ricavare questi fiorellini di cavolfiore e lasciarli così. Bene, passiamo con un altro ingrediente. Avocado. Bene. Diciamo che non fa proprio parte della cucina italiana, ma negli ultimi anni sta entrando a far parte di tante cucine, ed è un frutto che io apprezzo molto. Ok, quindi come tagliarlo? Per prima cosa lo faccio a metà, in questo modo, con la mano ferma sull'avocado e con il coltello faccio questo movimento. Pian piano lo vado ad aprire. Ecco qua. Adesso con un coltello più piccolo faccio delle incisioni, ma senza bucare la buccia. O almeno ci provo. Prima in verticale, poi in orizzontale, in modo tale da ricavare questi quadratini di avocado, e con un cucchiaio mi aiuto per rimuovere il tutto da dentro. Ecco fatto, vedi? Questo puoi utilizzarlo per preparare il guacamole, che è una salsa molto buona, oppure puoi semplicemente mangiarlo così. Bene, passiamo con un altro ortaggio. Zucchina, quindi la zucchina. La zucchina sapevi che si può mangiare anche cruda? Beh, a me piace tanto. Massimo ci aggiungo un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio extravergine d'oliva. Allora, che cosa si può fare con la zucchina? Guarda qui cosa vado ad insegnarti oggi. Ricavo queste striscioline molto fini. Ok, e queste zucchine, questa buccia, queste strisce di zucchine le posso utilizzare come decorazione del piatto facendo questo gioco. Quindi pressa molto bene in modo tale che rimarrà la forma che tu preferisci. Ecco qua, guarda che carina. Questo è, cioè, ragazzi, è bellissima per creare una decorazione di qualità. La cosa bella è che ne puoi fare senza perderci tempo, puoi ricavarne tante forme diverse. Questo è il bello della cucina, tante forme. Mi piace molto utilizzarle nelle mie ricette. Ovviamente questa parte, ti ripeto, che in cucina non si butta mai niente. Puoi utilizzarla per fare un brodo, può essere il ripieno della pasta, può essere un condimento per la pasta. E come tagliarla? Beh, semplicemente così. In modo molto fine. Oppure puoi ricavarti delle stecchette. Oppure, come ti ho fatto vedere con il cetriolo, puoi ricavare questi dischi tagliando stile sushi. Fatto. È molto carina la zucchina per le decorazioni, per questo suo verde nella buccia e quel bianco all'interno. Ok, passiamo con un altro ortaggio.
Ok, quindi ho questa lattuga, questa insalata. Rimuovo prima questa parte e poi puoi tagliarla in due modi, almeno sono i modi che io preferisco. Semplicemente facendo molta attenzione la tieni in questo modo ed ovviamente lavala per bene. Oppure se ti risulta difficile tenere la lattuga, perché comunque non è piccola, sì, ma per tagliarla potrebbe creare qualche difficoltà. Quindi rimuovi le foglie in modo tale ad avere, in modo tale così avrai una presa maggiore e tagliala in questo modo. Come puoi vedere, il risultato è piuttosto simile. O semplicemente taglia a metà e fai la stessa cosa, puoi tagliarla sia così, o se preferisci ricavare delle strisce leggermente più lunghe, beh, ovviamente tutto a seconda dei gusti. Bene, passiamo ad un altro ortaggio. Fungo. Ok, una cosa che io raccomando sempre è quella di spellare il fungo, soprattutto se si tratta di un fungo selvatico. Questo ovviamente non lo è, però ci tengo a farlo. Poi rimuovo questa parte ed il fungo è possibile tagliarlo in diversi modi. Puoi semplicemente tagliarlo così, in quattro, oppure una volta tagliato a metà, puoi quindi una volta tagliato a metà ricavi queste lamelle di funghi, molto carine, oppure semplicemente a metà, senza perderci tanto tempo, se preferisci farli più piccoli, un'altra volta. Fatto. Molto semplice. Andiamo avanti. Ok, ho quindi questo pomodoro. Come taglio questo pomodoro? Sinceramente, questo è un pomodoro verde da insalata, quindi ci andrò a ricavare semplicemente delle fette piuttosto spesse. Se questo è un pomodoro che è buonissimo crudo, se proprio preferisci cucinarlo, ti consiglio di non cucinarlo tanto, ma giusto per qualche minuto. Puoi cucinarlo intero così a fette, oppure taglialo, però ovviamente ti consiglio di non tagliarlo troppo piccolo. Bene, quindi oggi ti ho mostrato alcune tecniche di taglio fondamentali che potrai riutilizzarle nella creazione dei tuoi piatti. E quindi se ti è piaciuto questo video, lascia un like, scrivi un commento se hai bisogno di qualche consiglio e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e sarai informato per i nuovi contenuti che pubblicherò ogni settimana. Ciao!